Derby con il Torino, l'esordio tra i professionisti. Nedved è quel riconoscimento. Fabio Miretti, centrocampista della Juve Primavera, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. I primi passi. Miretti inizia a giocare nel Saluzzo, società dilettantistica torinese. E questo il primo trampolino di lancio verso il club professionistico che lo accoglie. Il Cuneo, 6 stagioni in biancorosso, prima del secondo crocevia della sua carriera, che lo porta alla Juventus. Torino beffato. Come nel più classico dei copioni, c'è un derby di mercato per aggiudicarsi il giovane centrocampista. Anche il Torino, infatti, posa gli occhi su Miretti, che però sceglie la Juventus rispetto ai rivali granati. Bianconero tatuato sulla pelle. Miretti compie tutta la trafila del settore giovanile della Juventus, fino ad arrivare all'esordio tra i professionisti a soli 18 anni. È il 13 febbraio 2021 e Lamberto Zauli gli concede 7 minuti con la sua Under 23 nella sfida contro l'Albino Lecce. 7 minuti che non dimenticherà mai. Occhi da tutta Europa. Il talento di Miretti non passa inosservato neanche oltre Manica. Nel 2020, infatti, il The Guardian, celebre quotidiano inglese, lo inserisce tra i 60 migliori talenti nati nel 2003. Sognando Nedved, Miretti, in un'intervista a Juventus TV, ha dichiarato che il suo idolo, fin da bambino, è sempre stato Pavel Nedved, ammirato in tutta la sua lunga carriera alla Juventus. Fabio Miretti, visione di gioco, genio e intelligenza pura. Diteci con un commento cosa ne pensate del centrocampista della Juventus e iscrivetevi al canale.